Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla quarta tappa, penultima, della Summer Cup. In cabina di commento 5697 con me ci sono Long. Ciao Long. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio a tutti quanti. E Arcanius, ciao Arca. Ciao Tonio, ciao a tutti, ben ritrovati. Stasera il grande completo, addirittura in tre, quindi ci sarà da divertirsi. Questa sera siamo nel Q1, 5 minuti alla fine, siamo a Silverstone. Come potete vedere, nel frattempo Tomowatch era andato preciso su di lui, si fa un bel un po' di giardinaggio, ma un po' sulla ghiaia, in 14ª posizione. Il miglior tempo per ora di Jump Ventura, 1:24.575, leader del campionato con 43 punti dopo praticamente due tappe, con il badge settimana scorsa alla fine annullata, quindi 0 punti a tutti. Manca quindi questa sera Silverstone e poi Brasile settimana prossima per chiudere questa strana Summer Cup. Ragazzi, non so come commentarla. Intanto Jack Seed fa un grandissimo controllo alla Cops. Ragazzi, diceva di questa Summer Cup molto travagliata. Eh sì, molto molto travagliata fin dall'inizio. Abbiamo avuto problemi di ogni tipo, a cominciare dallo splendido F1 2020 che quest'anno si è rinnovato alla grande in negativo e che purtroppo non ha esitato a darci problemi di connessione, problemi in lobby. Davvero, andare avanti con le gare è stata una faticaccia. Abbiamo dovuto annullare la scorsa settimana il GP di Belgio per la seconda volta consecutiva. Alla fine abbiamo salutato le Fiandre e siamo arrivati qua in Gran Bretagna. Nel frattempo Jack Seed fa un 25.7, ma si può migliorare. Abbiamo visto dei grandi controlli da parte sua, con Boris che non so se è riuscito a rientrare in lobby in questo, sì, in questo momento. Io non vedo il suo nome. Ah, ok, non vedo il suo nome, però sta rientrando anche lui in pista. 15esimo in questo momento, a rischio. Tomowatch 16esimo. Mancano i tempi di F1 Andre, ha annullato il suo tentativo. Questo tentativo, un po' di traffico nell'Hangar Straight, con anche Piazzino che va a concludere il suo giro, 18esimo, senza tempo. On board con lui nelle ultime curve, ultimi due destra, l'ultima destra che si fa praticamente in pieno, cordolo interno e cordolo esterno, 11esimo, 1:25.567. Eliminati come al solito in 4, Andre nel frattempo rientra ai box, ovviamente senza benzina. GR7 si deve lanciare nell'outlap, Gapè squalificato perché ci ha comunicato che si è girato. Probabilmente ha fatto un po' troppa strada contromano per rimettersi dritto ed è stato squalificato, quindi partirà in 20esima posizione. Non ci sono penalità stasera, naturalmente, perché settimana scorsa non c'è stato, alla fine, come detto anche il nostro Long, il Gran Premio del Belgio. Speriamo che, non so se, spero sia la pista a questo punto, non sia il gioco, perché spero che la pista venga poi sistemata per... Beh, direi che lo scopriremo presto a questo punto, perché sennò darà un bug pure stasera. Sì, infatti, esattissimo. Speriamo poi di... poi comunque Belgio arriverà un po' più in là, non arriva subito all'inizio campionato, che iniziano fra pochissimo, e vedremo poi più avanti. Nel frattempo si ritira Fede, ma è quarto, quindi abbondantemente salvo. GR7 ha iniziato il suo tempo, il suo giro. On board con lui, devo dire, anche Top Gun nel frattempo secondo, con Boris che è rientrato ai box, ma a questo punto non so se riesce a fare in tempo a fare il giro. Anche Tomowatch ancora ai box. F1 Andre esce in questo momento, ma credo che ormai non ci sia più nulla da fare anche per lui. GR7 on board con lui, si gira la Cops, dove prima ha fatto un super controllo. A questo punto è eliminato perché ha rotto anche l'ala, sì. Si potrà neanche rilanciare. Niente da fare, quindi per GR7 che ha provato tutto per tutto all'ultimo tentativo e non partirà, non si qualificherà, partirà in 19esima posizione. Rientrato Boris intanto che era crashato, adesso rivedo anche il suo nome.
a questo punto, quindi credo che F1 Under, mancano 30 secondi alla fine, non riesca a fare il tentativo, perché ancora alle S, credo abbondantemente di no. Piano piano si stanno ritirando un po' tutti, fateci sapere da live naturalmente se sentite tutto bene con il nostro audio, quello del gioco. Jump Ventura. Beccato per TR7, perché era un buon giro, buoni i primi due intertempi, poi si è girato sbagliando, ha usato forse un po' troppo. Boris iBox non è riuscito a fare il suo tempo, anche Andre senza tempo, il che è abbastanza un colpo di scena, perché Andre è sempre stato là davanti nelle scorse settimane. Capelli invece è purtroppo squalificato, invece Thomas Watch tempo decisamente alto. Sì, sono questi quindi eliminati dal Q1, 20 piloti questa sera al completo, come detto, per fortuna, insomma, tutta la lista completa. Boris, Tomowatch GR7, F1 Andre e Gapevi, che partiranno in quest'ordine, nelle ultime 5 posizioni della griglia. Bel tempo di Jump Ventura, un solo millesimo davanti a Top Gun, 1.24.575, 1.24.576. Insomma, un millesimo, veramente hanno fatto il giro sui binari praticamente, entrambi sugli stessi binari. Sono arrivati al pelo, insomma, prime due posizioni. Jump Ventura che continua a dominare questa Summer Cup. 43 punti in testa della classifica, con Fede, quinto in questo momento, qualificato quinto, che ha solo 3 punti di ritardo, 9 Top Gun, quindi ancora tiratissimo per i primi tre, la lotta per la classifica. Cosa ci possiamo aspettare secondo te, secondo voi in questo caso, da questa gara? Vi aspettate comunque i primi tre, Ventura, Fede e Top Gun davanti, o vi aspettate qualcuno che possa entrare, insomma, con questi primi tre? Arca? Arca un Vado po'... io? Sì, vai, che non lo so. Allora, Beneventura, che dopo il passo falso della scorsa settimana, oggi mi sembra più lì in zona, più agguerrito, pronto a difendere la sua prima posizione. Top Gun ha soltanto un millesimo, praticamente lì attaccato, anche lui ha assolutamente tutte le possibilità per stare davanti e lottare per la vittoria anche oggi. Fede soltanto quinto, ma non fatevi ingannare, sarà sicuramente là davanti oggi, però senza il compagno di squadra Andre a dargli manforte. Loro due sono state forse la scuderia più dominante che ha collaborato meglio tra i due piloti, quindi potevano aiutarsi nettamente. E poi lì in mezzo abbiamo il nostro solito Biggie, che non è mai primo, ma è sempre lì con ottimi tempi a giocarsi la vittoria. Volevo fare un piccolo appunto su Tomowatch. Devo dire, Tomowatch mi sembra un po' come... non so se sai, Tonio, tu chi è, quel pilota indiano che correva l'anno scorso in F2. Ragunathan, com'è che si chiama? Ragunathan, esatto, okay. Proprio lui. Con tutto il bene che posso io volere a Tomowatch, che sarà anche il mio compagno di squadra. Mi sembra già screzzi nel... No, altro screzzi. Anzi, finalmente un compagno alla mia altezza. Perché, Tonio, ho avuto te 2 stagioni fa. E bisogna dire che comunque il divario c'era per te. Te sei sempre stato un po'... in difficoltà, ecco, c'è sempre stato un po' il secondo pilota del team. Quest'anno okay. Invece con Tomowatch finalmente potrò avere una degna sfida, quindi sono felice di vederlo lì alla Ragunathan e spero davvero che possa fare una gran bella stagione. Buonasera Angel, intanto. Sì, dicevo Arca, che non mi hai sentito la domanda, non hai sentito la mia domanda? Sì, esatto. Intanto ti chiedo se un pochino più vicino al microfono, perché ti sento un po' lontano. No, ti dicevo, i primi tre, no? Facevamo il conto di Ventura, Fede e Top Gun, che sono in 9 punti in 3. Poi ci sono 27 di distacco per Boris in quarta posizione. Ti aspetti i primi tre anche stasera, questi tre che lotteranno per la vittoria? O ti aspetti qualche outsider, insomma, qualcuno che può entrare nella lotta per il podio, per la vittoria?
Ma guarda, io penso che Jackseed possa dire la propria in qualche modo. Sarà secondo me difficile, dovrà fare una super gara per riuscire ad arrivare a livello di Jump Ventura, però io credo che essendo soltanto un neopromosso in Formula 1 possa comunque fare qualcosa di buono in questa gara. Poi, perché no, magari ci vedo anche Don Matteo che non mi sembra in formissima, però sempre di stesso discorso di Jackseed, se gli va tra virgolette tutto bene, potrebbe riuscire a ottenere un buon risultato. Insomma, saremo a vedere a questo punto, vediamo anche un po' come si concluderà poi il Q3. Siamo entrati nel Q2, si decide le strategie. Mi sembra che ci hanno comunicato che sarà anche asciutta la gara, se non mi sbaglio. Sì, dovrebbe essere asciutto. Perfetto, quindi soft media, la strategia o media soft, vediamo come si qualificheranno i piloti. Qualcuno è sceso in pista con la rossa come piazzino, che è nel primo settore, un po' di traffico davanti, una Ferrari e una Williams. Andiamo on board con lui, c'è la Ferrari top gun che si sposta. Credo che lui probabilmente sta andando per il giro, per fare il giro con la rossa. Staremo a vedere. Poi anche curioso il compagno di squadra, a me Jump Ventura lo segna con gomma rossa. In pista con gomma gialla ci sono Manu, Bober, Spartacus e Jack Seed e anche Top Gun, quindi tutti in pista in questo momento, tranne Fede, fermo ai box. Dovrebbe arrivare per primo Alex Fede, compagno, nuovo compagno di squadra di Boris, che Gino purtroppo ha abbandonato e non sarà dei nostri. Quindi Alex Fede promosso in promosso, spostato in Renault con Nube Esaltato che è entrato è entrato in Racing Point, e anche Manu che è entrato invece in adesso mi manca il nome della scuderia, in Alfa Romeo naturalmente al posto di Alex Fede. 1.25.6 il suo tempo, tutti meglio. Ventura 24.505, Bighi 24.577, Piazzino 24.961 in terza posizione. Arriva Luchino Attenzione 25.7. a Spartacus, Bober, Top Gun e al loro tempo con le medie. Bober è arrivato adesso 25.7, non è male con le medie, ma rischia di essere messo fuori. Dovrebbe fare un 24 alto sotto il 24,9 di Piazzino, possibilmente per sperare di entrare nei primi 10. Il prossimo che arriverà con gomma gialla dovrebbe essere Spartacus, quindi a questo punto mi segna Fuchsia nel secondo settore. Quindi sta facendo un buon tempo. Vediamo quanto va a concludere adesso nell'ultima parte. Anche un po' di difficoltà, mi sembra a star dritto. In questo settore ho visto un po' ballare. Vediamo la fine del suo giro. 1.24, 1.25, 1.25. 977 Alto. dietro a Luchino, dietro anche a Bober, l'altro, come detto, però è il E ha migliore fatto con gomma anche gialla. molti errori. Ha fatto Jack Seed molti ritira errori. intanto. Jack Seed si gira, Top Gun 24.931, terzo tempo con gomma gialla. Si rigira Jack Seed alle S sul dopo curva 12, dopo le Becketts. Si è Sì, ritirato, tra curva 12 quindi e curva 13. eh sì, ovviamente è entrato troppo forte e l'ha persa, quindi niente da fare per lui. Arriva Nube Esaltato, partirà quindi in quindicesima posizione. Nube Esaltato nono, 1.24 e 3, poi Rocchi tempo alto. Arriva Fede, no, Fede ancora Attenzione Fede. praticamente tutto nel primo settore. Andiamo il suo intertempo in 26 e 9, a me segna Fucsia. Intanto sbaglio, Top Gun ha fatto segnare un terzo tempo con gomma media, Sì, con gomma media. 1.24.9, quindi sicuramente lui è un buon candidato a passare nel Q3 con la gomma media. Sì, l'avevo beccato proprio nell'ultima curva.
è un candidato quindi importante, occhio naturalmente alle strategie di gara, con Top Gun che dicevamo a 9 punti dalla leadership del campionato in terza posizione. Beh, contando comunque che stavo... con vai, una vai. Vittoria e grazie e un eventuale secondo posto di Ventura guadagnerebbe 7 punti e quindi poi sarebbe tutto totalmente aperto per la gara finale settimana prossima in Brasile, quindi c'è ancora possibilità per tutti e tre là davanti, sia Ventura che Fede che Top Gun. Oggi comunque chi vincerà potrà già mettere un buon tassello verso la vittoria finale della Summer. Beh sì, assolutamente, poi ci sarà Brasile settimana prossima a chiudere il campionato. Dicevi proprio di Fede che fa il terzo tempo 24-829-28 con gomma soft, si mette proprio davanti a Top Gun, però naturalmente da sottolineare il fatto che ha fatto il giro con gomma gialla, quindi vedremo poi, non credo che, ora bisogna vedere se si miglioreranno tutti quelli dietro, se no credo che possa essere tranquillamente qualificato con questo tempo. Shumi un po' in difficoltà, tanti controlli alle Beckets, poi nell'Hanga Straits 13-1, mi pare il secondo settore. Vediamo se riuscirà a mettersi dentro. 4 a questo punto gli eliminati, perché Jack Seed si è ritirato a muro proprio nelle S del secondo settore. Arriva Shumi quindi a chiudere il suo giro in tempo altissimo, 36-8. Manu con gomma gialla, quindi occhio anche a Manu con gomma gialla, che anche lui è entrato debuttante in questa Summer Cup, in queste ultime due tappe. Che comunque stavo dicendo, per quanto riguarda Fede, ho potuto vedere il suo onboard durante il suo giro, visto che Piazzino e GR7 Juve si erano girati alla COPS, ho visto che anche lui ha avuto un po' di problemi di sottosterzo nel farla in pieno. Lui poi è riuscito chiaramente a controllare la macchina, però sembra abbastanza difficile poterla fare in pieno quella curva con queste auto. Non facile, assolutamente, è un po' una via di mezzo quella curva, sempre da decifrare, ogni giro sembra che cambi, che se riesce a prenderla bene la puoi fare in pieno, ma sei comunque molto al limite col rischio di arrivare largo e di farti annullare il giro, in questo caso oppure di prendere avvertimento o penalità. Nel frattempo Manu con gomma gialla ha fatto 1:25:105, si mette in settima posizione, il secondo migliore con la gomma gialla proprio dietro al Top Gun. Potrebbe anche sperare di andare in Q3, perché comunque Alex Fede ha mezzo secondo da lui, quindi non è proprio poco. Sì, Alex Fede che tra l'altro, ecco, lo stai dicendo tu, probabilmente esatto, è uscito con gomma media, quindi un bel rischio quando mancano 5 minuti e 30, ha mezzo secondo da recuperare a Manu per avere un buon tempo con gomma media, è sicuramente rischioso, ma ci sta, prova il tutto per qualificarsi con gomma più dura. Sì, dovrà sicuramente mettersi in mostra, dato che è stato preso in corso d'opera, strappato da un altro team, portato in Renault a sostituire Gino, e deve mettersi dentro perché Boris è stato eliminato in Q1. 1:25:06, il suo tempo, ecco appunto, lo dicevamo, il solito buffo. Era proprio entrato male perché... si è visto subito in difficoltà, si era allargato troppo, ha avuto un'esitazione nel taglio e poi cercando di correggere e rientrare in traiettoria ha esagerato con la sterzata e il resto lo avete visto, insomma. Sì, a questo punto fossi lui rientrerei, credo che dovrò far tutti, rientrerei a montare gomma rossa, anche perché adesso per far passare tutti i piloti che si stanno lanciando o sono nel giro, anche sporcato molto la gomma, l'ha sciupata, l'ha consumata molto con quello spin, quindi forse lui rientrerei ai box gomma rossa e poi per cercare di migliorare questo ottavo tempo. Shumi si ritira nel frattempo, nell'ultima curva sì. Ci sta passando, Piazzino rientra ai box, che ha fatto 25-25. La vettura continua a muoversi. Sì, credo ritirato in pista. Non so se è crashato a questo punto o no.
da capire. Nel frattempo Piazzino fa 1-2 al As in questo Q2 in 25.554, si mette davanti a Biggi con Ventura sempre davanti. Arriva Nube esaltato, tanti controlli, lo vedo da anche dall'esterno, l'inquadratura esterna si muove tanto. Esatto, si muove tanto, ha già finito l'Hertz prima dell'ingresso dell'ultima curva, 25 e 3 con gomma gialla ancora, lui gira con gomma gialla, quindi non so quanto sia la scelta migliore. Don Matteo invece ancora ai box, aspetta proprio l'ultimo per scendere in pista, non ha tempo, in questo momento eliminati Spartacus, Nube e Don Matteo. Piazzino che si ritira nel frattempo, Alex Fede invece continua con gomma gialla ma già di nuovo in difficoltà. Rischiato di girarsi di nuovo. A questo punto rischiano anche Bobber e Luchino, che infatti sono usciti in questo momento. Sì, devono affrettarsi. Spartacus invece si è mosso adesso dal box e sta entrando in pista. Rocchi, lui nel suo giro, sesta posizione con la Ferrari. In mezzo a un po' di traffico, ma sta spingendo. Vediamo se va anche lui a migliorarsi. Nel frattempo stanno scendendo in pista i piloti sotto esame in questo momento, perché si devono o togliere dalla zona eliminazione o... E intanto Rocchi alla Cops, anche lui sta creando tante vittime, 3.60, poi si rimette dritto. Però tempo da buttare e forse anche gomme da buttare a questo punto. Sesta posizione però, sembra che al momento lì a 1.24.236 nel frattempo per Gianpo Ventura, che si migliora. Tanto per cambiare, aveva già la prima posizione ma la vuole assolutamente anche in questo Q2, non vuole rischiare nulla. Nube esaltato ha continuato con gomma media e sì, la scelta mi ha sorpreso. Mi ha sorpreso ancora di più la scelta invece di Alex Fede, che si è anche girato con gomma media ma non era entrato in box, aveva il tempo per farlo. Evidentemente comunque si sente abbastanza sicuro, magari non di migliorarsi ma del tempo che ha fatto segnare. Bobber, Luchino, Spartacus, Nube e Don Matteo dietro di lui, ora li seguiamo, vediamo chi si qualifica. Sì, occhio naturalmente a Luchino, decimo in questo momento. Bobber che si dovrà migliorare per togliersi dalla nona posizione, è un po' a rischio. Spartacus che si deve togliere dalla undicesima, come anche Nube, che obbligati a migliorarsi per rimettersi dentro. Nel frattempo si è rigirato di nuovo Alex Fede in curva 1 e si è ritirato ottavo. Sì, in pista probabilmente anche lui. Però sì, no, si è fatto da parte adesso. Sì, scelta un po' discutibile, come abbiamo detto, poteva tranquillamente montare la rossa e cercare di migliorare il 25-6 che aveva fatto. Occhio anche Nube, che non so allora se... No, Nube box. No, rientra, ha finito la benzina. Però può rischiare perché Bobber e Luchino sono a un decimo e mezzo. E poi c'è Don Matteo, quindi potrebbe perdere quelle tre posizioni che gli costerebbero l'accesso in Q3. Esatto, arriva Bobber. Bobber e poi Luchino. Sì, Bobber davanti a lui. Ultima curva in pieno, 1.24.960, sesta posizione. Infatti si migliora, arriva anche Luchino che si deve migliorare. Settimo, 1.25.049, Alex Fede al limite. Quindi Spartacus e Don Matteo. Don Matteo dietro. Piglia sul 25-1 e sul tempo di Manu Spartacus. Quindi sicuramente anche lui passerà Alex Fede, che a questo punto potrebbe partire dodicesimo. Rocchi 1.24.9 conclude in quinta posizione, addirittura davanti a Top Gun. Nonostante anche se c'è la di Spartacus e 8, gran giro, si è migliorato di tanto nell'ultimo settore. Don Matteo decimo al limite, mette fuori Manu in questo momento. Manu sta migliorandosi di quasi due decimi, quindi non è ancora detto che Don Matteo entri in Q3. Qui tutti un po' al limite sull'erba, però sta migliorando ancora a due decimi e mezzo. Lo abbiamo visto tanto 24.9 anche lui, anche nella realtà andare molto al limite in quella curva. Arriva sono Manu. Sono tantissimo i tempi, sono migliorato tantissimo, perché in Q1 a metà schieramento stavano su 25.7 addirittura, adesso 25.0. Curioso adesso del Q3. Conclude sì, 24.7, abbondantemente, abbondantemente dentro. Quindi salvo Don Matteo.
Si butta fuori Don Matteo, che ha aspettato l'ultimo per scendere in pista. Non so quanto sia stata giusta questa scelta. E non è riuscito a fare abbastanza. In 25.065, 6 decimi dietro a Luchino. Gran giro poi di Manu, che all'ultimo a rischio si mette dentro. Bella tirata anche questo Q2. Ci ha fatto divertire fino all'ultimo. Quindi Don Matteo, Alex Fede, Nube Saltato, Shumi e Jack Seed, gli eliminati del Q2. E Top Gun, sì, l'unico a partire con la media. Alla fine ha deciso di non scendere in pista. Ha un po' rischiato però, perché si trovava quarto. Alla fine ottavo. Se si migliorava qualcuno un po' più dietro, ha rischiato un po', insomma, però alla fine ha pagato, perché sarà l'unico a partire con gomma gialla, quindi da tenere sotto esame in questo in questa gara. Quindi Jump Ventura, Piazzino, Biggi, Manu, Spartacus, Fede, Rocky, Top Gun con gialla e Bober, Luchino a lottare in Q3 per le prime 5 file. Don Matteo, Alex Fede, Nube Esaltato, Shumi e Jack Seed. Beh, insomma, il solito Jump davanti a tutti. Mi aspetto forse un po' di più da Fede e vabbè, Top Gun da non contare in questa seconda qualifica, almeno il tempo. Insomma, l'importante per lui era mettersi dentro. Pensate un po' che ho appena saputo che ci potrebbe essere un bug anche per le previsioni meteo. Starebbe. Comincia a diluviare in gara mentre non, tutti sono con gomme per asciutto. Mancare nulla, beh, ci mancherebbe. Cioè, se no non sarebbe F1 2020 a questo punto. E non sarebbe la Summer Cup. E non sarebbe la Summer Cup, soprattutto. Importante adesso che ci facciano divertire in questo Q3, poi la gara ha tutta un'altra storia. Vabbè, sul fatto che vediamo il reparto meteo dei vari team possa fare cilecca è anche abbastanza realistico. Sì, per sì. Qui del bug del meteo, cioè, non lo definirei neanche proprio tanto bug, quindi. No, allora, se ti dice che è nuvoloso e magari scende qualche goccia di pioggia, ci può anche stare. Se però ti dice che sarà cielo limpido, con sole allora, che no. Spacca le pietre, esatto, con sole che spacca le pietre e poi viene giù nel finimondo, a quel punto ti direi anch'io che. Tanto i due Ferrari escono insieme. Sì. Il primo è Jump Ventura, come al solito per primo a scendere in pista con l'aggiornamento. Non so se l'ultimo, sì, l'ultimo, quello che è uscito oggi, è stato aggiunto anche il fatto dei numeri, finalmente anche c'era già dalla scorsa gara, già in Belgio si vedevano con i numeri differenti. Allora chiedo scusa. Beh, comunque il fatto che è stato aggiunto, io pensavo che alla Codemaster non gliene fregasse niente dei numeri, quindi andava con quelli reali, però dato che già non si può personalizzare più di tanto, ecco, di quello che si vede del pilota dentro la macchina, si vede alla fine solo il casco, e il numero era molto, molto importante per qualcuno un po'... insomma, molto, molto importante il numero, ci tengono molto, non è casuale come per altri. Infatti vedete Jump Ventura con il 92 in pista, è il primo che si lancerà. Tutti in pista tranne Piazzino, che aspetta Fede e Biggi. Che ci possiamo aspettare? Lo chiedo anche ai ragazzi che ci stanno seguendo. Chi vi aspettate in pole? O insomma le prime file, ora fuori dalla pole, che penso che sia... Io lancio sempre Jump Ventura proprio per gufargliela, ecco, a questo punto. Però mi immagino che possa essere lui. Voi cosa ne pensate? Io oggi dico Manu in pole e voglio azzardare, molto molto azzardo. Io dico Piazzino, azzardo altrettanto. Ci dividiamo in tre. Perché comunque ha finito al secondo posto nella quali due, quindi il giro secco ce l'ha su questa pista. Per oltretutto, le prime file invece l'ultima gara a Silverstone gli è andata anche bene, dovrebbe aver concluso in quarta posizione dopo essere stato sempre vicino ai primi. Per le prime file invece dicevo ci vedo molto bene Biggie e Fede, che mi sembrano in forma, così come Top Gun. Oggi tutti mi sembrano abbastanza preparati, i primi tre soprattutto. Potrebbe essere un outsider Bober per ritrovarsi là davanti, Rocky e Spartacus anche forse con un po' meno possibilità, così come Luchino invece li vedo un po' nella parte più bassa della top 10. Noi dicevo di Jump proprio per il fatto che
ha comunque migliorato, è arrivato sì Top Gun a un millesimo in Q1, poi ha dato 3 decimi al compagno di squadra in Q2, in seconda posizione proprio sino 24.279, nel frattempo il primo giro di Jump Ventura, quindi posso immaginare per lui una pole se rimane su questi standard, insomma abbastanza possibile. Nel frattempo Fuchsia nel primo settore per Manu, e ora saranno tutti Fuchsia, il loro primo tentativo. Sì, no, Fuchsia per il totale. Credo che Fuchsia vada sul giro complessivo alla fine. Questo grande non Manu, sta spingendo. Sì, sì, sta subito. Molto importante. Dopo la Cops, che è una curva molto difficile, anche questa, buttare la macchina proprio da una curva all'altra, di prepotenza. Fa bene Manu, Rocchi 24 e 25 e 0, Bobber 24 e 7, Luchino alto 25 e 2. Arriva Manu, quindi tutti molto lontani comunque da tempo di Ventura, che 1 24 e 2, mezzo secondo Bobber. Vediamo come conclude forse Manu, 24 e 5, si avvicina, cerca di limare qualcosa, 3 decimi. Sì, 3 decimi, si stanno piano piano avvicinando i tempi. Top Gun, adesso anche lui deve completare il giro. Fede ha cominciato in questo momento il suo tentativo, occhio naturalmente come detto a Fede e Top Gun per la lotta per conquistare questa Summer Cup, penultima tappa, Gran Premio di Silverstone poi settimana prossima in Brasile per concludere di prestagione e buttarci nella quarta stagione di Pipistrello Racing. Taglio nel frattempo, cioè è andato lungo, giro annullato per Top Gun che rientra subito ai box. Fuchs al primo settore per Fede, piazzino dietro, piazzino è a concludere adesso il primo settore. Fede adesso alla Cops che in pieno praticamente riesce a farla bene, secondo me probabilmente la curva più difficile del il tracciato, non so cosa ne pensate voi, ma non è l'unica difficile, però no, beh, quello no. Sì. Impostazione, guarda, uscita, la percorrenza, risultano difficili l'ultima prima del traguardo e quella prima della zona DRS, perché sono i punti più critici in trazione di questa pista, della prima di quale zona di quale zona di trazione DRS? È complicato. Della prima. Ok. Il tornantino, okay. Curva 4. Sia curva 4, sì, esattamente. Sì. Perché comunque sono i punti più critici per chi non usa il controllo di trazione, perché bisogna parzializzare tantissimo e si corre il rischio di girarsi. Ora, non avendolo provato nel nuovo gioco, non lo so come può essere, però immagino che comunque siano dei punti di accelerazione fastidiosi. Fede Piazzino intanto. Sì, Fede 24 e 4, Piazzino 24 e 5, secondo Fede, terzo Piazzino. Arriva Biggi con la Mercedes a chiudere il giro, il suo primo tentativo. 1 24 e 4, per 2 centesimi manca la prima fila al momento. Quindi sì, sono tutti lì. Ma il tempo di Jump Ventura sembra essere ancora lontano per questi piloti, nonostante sia solo un decimo e mezzo. È risceso in pista di già Jump Ventura. Se vuole fare il tempo, preferendo il traffico, il poco traffico, alla gommatura della pista. Però sì, visto quanto si sono abbassati i tempi durante questa qualifica, non so quanto gli possa convenire. Infatti, sì, nella parte finale della qualifica va a migliorarsi molto il tracciato e vanno ad abbassarsi molto i tempi. Fede gli era dietro, pensavo si lanciasse tirato da Jump, ma la gomma già di un paio di giri, quindi rientra i box. Si lancia quindi Jump Venturi a questo momento in pole, ma insomma un decimino poco più di vantaggio su Fede, quindi molto molto tirata. Leggero bloccaggio, bloccaggio sì, altro bloccaggio. Allora, molto pesante. Guardiamoci il giro on board con lui. Al momento sono tutti ai box tranne Biggi, che sta rientrando, è risceso in pista Luchino, e Top Gun che deve fare il suo primo tentativo. E si migliora di un decimo, però secondo me poteva far di più se evitava quei bloccaggi, forse un altro decimo lo limava decisamente. Qui largo, largo. Io pensavo che questa la facesse
considerando i due punti di corda, invece ha preso il primo, al secondo l'ha proprio saltato. Alza leggerissimamente il piede. Sì, proprio per evitare il sottosterzo. Esatto, qui alla un po' corsa, come ha fatto anche Fede, praticamente quasi vediamo in pieno. La successione di curve veloci del secondo settore, la perde. Abbastanza sicuramente i box, peccato, lontano si dalle barriere. Non abbiamo potuto apprezzare neanche il delta del secondo settore per capire se aveva guadagnato qualcosa, quindi ora rientra e farà il tempo nel traffico e poi non è da buttare via, perché comunque sicuramente ha tempo e poi sicuramente gli riuscirà un tempo migliore. Ho tracciato comunque abbastanza lungo, quindi problemi, 10 macchine in pista potrebbero starci tranquillamente, poi 9 comunque, perché Top Gun fa il giro ora, sta facendo il giro ora, qualcuno è già in pista, quindi non sì, doveva avere grossi problemi di traffico. Spartacus e Bobber, i primi quattro. stanno scendendo un po' piano piano tutti, quindi sì, Jump Ventura un po' ci ha abituato a fare il tempo in solitaria, scendere sempre per primo in pista, poi mentre gli altri finivano il primo tentativo stavo rientrando ai box, lui già riscendeva in pista per il secondo. Vuole cercare di stare il più lontano possibile da altre macchine, avere la pista completamente sua. 101-232 il secondo settore di Top Gun, che deve andare sicuramente, vuole andare a caccia della pole questa sera. Da questo punto di vista mi ci rivedo anche un po' in Rosberg Ventura, perché spesso anch'io faccio il tempo prima degli altri per, sì, vero, per vero, non vero. Avere traffico. Vero, mi ricordo, però mi ricordo bene. Vediamo Top Gun, 24-2. 24-258. Due decimi. Centesimi. Due centesimi, scusate, meglio di Top di Jump Ventura, che è già risceso in pista. Ma Jump Ventura, se fa bene il tempo, io credo che abbia anche un 23 alto, 23.9, 23.8. Allora, un minuto e però 30 comunque, alla fine. Con quei due bloccaggi aveva preso un decimo nel primo settore, forse prendeva un altro decimo anche nel secondo. Un po' di traffico per Manu con Luchino, no, con Biggi. Ha dovuto alzare il piede Manu, mi pare. L'ho visti appaiati sì, a un certo sì. punto. Però Manu era comunque nel giro, invece Biggi si deve lanciare. Quindi non so come mai non sia stato Manu andare davanti. Si dovrà rilanciare a questo punto. Luchino dritto e poi squalificato. Ottavo in questo momento. Peccato per Luchino. No, viene decimo perché con la squalifica viene tolto il tempo, giustamente. Quindi partirà in decima posizione. Tutti in pista in questo momento. Manu ai box, invece. Peccato, un po' di problemi. Adesso da vedere poi nel post-gara se arriverà qualcosa con Big. Stasera è stata un'incomprensione. Sesto tempo, quello di Manu. Stizzato Manu. Al momento. Non sicuramente felice di come sono andate le cose. Quello sicuramente... sicuramente no. Oh, taglia Biggi. Qualifica finita per lui. Sì, allora peccato. La posizione su Piazzino. Il primo dovrebbe essere Fede, si migliora. Spartacus ad arrivare, poi Fede, poi Piazzino. Sì, Spartacus che adesso va a completare il secondo settore, 101-262. Il suo primo tentativo. Perché Rocchi non ha ancora iniziato il proprio tentativo. No, lo ha cominciato, ma è segnato in pista, ma in realtà non è in pista perché è buggato. Io non lo vedo senza nome perché era crashato e poi è rientrato, probabilmente per quello. No, sta già spingendo, è anche parecchio. Ah, ok, vediamo come conclude Spartacus. Terzo. Oh, Piazzino a muro. Solo centesimo dietro Jump Ventura. Piazzino a muro, occhio, sesta posizione per lui, si ritira. Muro alla Cops, altra vittima della Cops. Occhio in gara naturalmente su quella curva, ma occhio naturalmente a tutto il tracciato perché non è assolutamente facile. Fede a concludere il giro, 1:24:280. Terzo tempo al millesimo dietro a Ventura. Vediamo che va a concludere il giro. Top Gun 24:0. 0:77, si migliora di due decimi.
vediamo Jump Ventura se riesce a prendergli, no, era in ritardo nel secondo settore, 24-3. Niente, gli prende la pole all'ultimo respiro, Top Gun si prende la pole position di questo Gran Premio di Gran Bretagna. Bravo, bravo, bravo Top della Gun. Summer Cup, sì, veramente un ottimo giro. Peccato per Jump Ventura, perché secondo me quel tentativo che aveva all'inizio lo poteva portare in pole position, perché stava per scendere probabilmente sotto il 24-0. Peccato un po' per Jump, prima, vabbè, fila, prima fila. Fede che eguaglia il suo tempo, 24-279, però parte terzo perché l'ha fatto chiaramente dopo. Al millesimo, veramente tiratissimi. Con Top Gun che era un millesimo dietro in prima, in Q1. E adesso Fede allo stesso tempo. Sempre di Jump Ventura. Quindi Top Gun, pole position meritata, grande qualifica per lui. Partirà, occhio perché partirà con gomma gialla, quindi da tener d'occhio la sua gara assolutamente. Con Jump Ventura in prima fila, poi Fede, Spartacus, Biggi, Piazzino che si stava migliorando nel secondo tentativo, ma è andato a muro, si è girata la Cops. E quindi partirà sesto. Manu, Bober, Rocchi e Luchino squalificato, andando dritto in curva 1. Poi per rientrare in pista, probabilmente lo stesso problema che ha avuto Gapevi in Q1, che però partirà dal fondo della pista, della griglia in pista. Qualcuno aveva votato per Top Gun di voi, non mi ricordo? No, Top Gun no, avevano detto prime file, ma Paul no, avevano detto Manu e Piazzino, io e Arca. Eh sì, è un po'... c'è un po', no, sorpreso no, perché poi alla fine, insomma, era da aspettarsi. Le qualità le conosciamo, le sue qualità, sappiamo che è un gran pilota in grado anche di giocarsi il campionato F1 in cui correrà quest'anno. I tempi li ha. Allora, Top Gun, Jump Ventura, Fede, Spartacus, Biggi, Piazzino, Manu, Bober, Rocky, che poi non so se è uscito perché stava laggando un po' la sessione, e Luchino, i primi 10. L'unico a partire, ricordiamo, con gomma gialla. Tra i primi 10 sarà proprio Top Gun in pole position. Il resto dei primi 10 dal secondo al decimo con gomma rossa, e il resto della griglia. Poi naturalmente vedere un po'. Ecco Rocky che nel frattempo rientra. Speriamo non ci siano altri problemi. Allora, adesso in attesa. Bollettino meteo definitivo, tutto nuvoloso. Ah, ok, quindi. Poi sa che il cielo in Inghilterra, insomma, può sempre creare un po' di problemi, però al momento è così, ci sta nuvoloso, temperature più basse sul tracciato. E Rocky sa che non riesce a rientrare, che sta riabbandonato di nuovo. Oltretutto non lo segna neanche tra quelli in griglia, mi pare di vedere. No, ma mi sembra neanche Boris, che era uscito e rientrato. Quindi sa che siamo mi sa che saremo in 18. Long, ti lascio il giro di formazione. Sì, io e Arca stiamo rinnovando il share play. Un attimo sì. Solo. No, vado io, non c'è nessun problema con Top Gun che affronta. Allora, curva 1, che in partenza si fa praticamente in pieno, ma si fa tranquillamente in pieno tutta la gara. Curva 2, poi curva 3, nel tornantino verso curva 4, 90 km orari in terza marcia. E poi si va in pieno. Curva 5, Brooklands con zona DRS. Si porta dietro tutto il gruppone. Fine del primo settore, praticamente dove combacia la fine della zona DRS.
curva 6, poi al tornantino di curva 7, si tende un po' ad allargare e poi restringere. 125 km/h, terza marcia, poi in pieno, curva 8, la griglia di partenza per la MotoGP qui. Griglia opposta alla vecchia griglia di partenza. Cops praticamente si fa in pieno, 290 l'ora, e si entra nelle la serie di curve 10, 11, Maggots, Baggots, Chapel, Loop, fino a curva 14. Molto complicato qui tenere sicuramente il controllo della macchina, abbiamo visto anche prima durante la qualifica Jump Ventura girarsi e abortire il suo tentativo. Altra zona di RS, Hangar Straight, seconda del circuito, e poi arrivare a curva 15, la Stowe, che si fa 250 all'ora, insomma alte velocità, poi in discesa a destra l'ingresso della corsia box, curva 16, curva 17, poi la club, curva 18, che è l'ultima curva, sinistra, destra, poi l'ultima curva che si fa praticamente in pieno. Grazie intanto ad Antodema 11 per il follow. Pronti per la partenza? Sì, pronti, pronti allora per la partenza. Aspettiamo che si schierino tutti. Non so se sono rientrati poi alla fine anche Boris, mi sembra di sì. Sì, ne conta 20. Sì, ne conta 20. Però Boris si vede Rocchi che sembra anche meno... lui probabilmente per crashare. Anche Rocchi, forse ora vediamo un po' la partenza. Intanto le auto si risistemano dritte da sole. Pronti per partire. Già Rocchi che si trova in prima posizione, ecco fatto. 1, 2, 3, 4, 5, lo spegnimento e il via della quarta tappa del Summer Cup su Silverstone. Partito bene, già da tutti in ghost praticamente, con Ventura che si è preso la prima posizione. Partito molto meglio rispetto a Top Gun. Io già è molto complicato, insomma, commentare non avendo non è facile. Le griglie. La partenza è un disastro perché addirittura segnava Boris secondo. No, allora io tutto in ghost. Se a questo punto credo che possiamo far uscire sia Rocchi che Boris, perché non stanno facendo, no, forse adesso Rocchi si è ripreso la sua posizione, ecco qua. E GR7 in fondo, forse ci siamo. Sì, allora sì, dovremmo esserci. La quadra, quelli della grafica, perfetto. Bene, bene, ringrazio la regia internazionale per questo, i soliti accorgimenti, sì. Jump Ventura, allora. Ventura passato. Sì, davanti a tutti, partito molto meglio rispetto a Top Gun che si è fatto fregare in partenza, il fatto forse anche della gomma gialla, ha dato un po' meno trazione, però naturalmente non si vince la gara in curva 1, bisogna poi vedere il resto della gara, soprattutto quella di Top Gun, come detto poi nel secondo stint monterà la gomma rossa, andrà probabilmente più veloce degli altri, sicuramente più veloce degli altri. In questo momento incazzato da Fede, si va verso la conclusione del primo dei 26 giri. Ottimo lo spunto di Jump Ventura, che vuole subito cercare di allungare. Fede che insegue anche con Biggie. Dietro si portano Manu Piazzino, Rocky Bober, Don Matteo Jack Seed, Spartacus Luchino, Andre Nube, Tomawatch, GR7, Boris Gapevi alle Fede e Shumi ai box. Comunque sto notando che c'è di nuovo il bug del giro, che da secondo passa a terzo. Sembra abilitato il DRS, per cui sembra davvero tanto simile a Belgio. Tempo Shumi davanti a tutti, nonostante sia fermo ai box. Mi sta ribuggando completamente tutta la griglia, mi dà 67 millesimi di ritardo. Vabbè, insomma, vediamo un po'. Allora, Top Gun che insegue, continua a inseguire Jump Ventura, comunque riesce a tenere il passo nonostante la differenza di gomma in confronto a quelli dietro. Fede, anzi, si sta staccando un po', sta perdendo, e occhio a Biggie, già incalzato, sta già incalzando Fede. Strategia soft media o soft hard, insomma, soft media sia tranquillamente fattibile. Occhio a Biggie, si dà DRS attivo, ma in realtà non c'è il DRS perché Biggie non lo sta
utilizzando 3 secondi di penalità per Nube. Credo che comunque si andrà a sistemare il tutto a fine gara, anche per i giri. Vediamo se scatterà anche il giro già dal quarto giro. Ma speriamo che rimanga sul terzo, perché in realtà sarebbe sì, infatti rimane, per ora rimane sul terzo. Top Gun 28-0. Adesso dovrebbe essersi un po' tutto bilanciato. Sì, adesso sì, adesso sì. Poi ti chiedo, vediamo se... che sia l'ultimo dei bug, perché davvero. Arca, ti chiedo se posso mettere i dettagli delle gomme, perché mi hai detto che si bugga tutto, se no. Sì, mettilo, mettilo. Non posso mettere. Ormai siamo nel terzo giro, quindi si può mettere, perché si buggano anche l'età delle gomme. Tanto prende l'interno. Ah, l'interno ce la fa. Tenta l'incrocio, Fede. Non facile prova, qui. Non riesce. All'esterno. Forse lo riprova qui. Niente. Trazionano allo stesso modo entrambi i piloti, quindi nulla di fatto per Fede. Non riesce a riprendersi la posizione, quindi sale in zona podio Bibi. Però Fede rimane lì attaccato. Bravo Biggi a sfruttare un momento di leggera difficoltà di Fede, che non è riuscito a tenersi attaccato a Top Gun nonostante abbia la gomma gialla. Con gomma gialla dietro ci sono Jack Seed e F1 Andre, non è in 11ª posizione, poi in fondo alla griglia Schumi, ma si è già fermato. Ma ora fanno il gioco di Top Gun questi due dietro, perché lui tiene la scia di Rosberg Ventura, di Jump Ventura, scusate, e con gomma media gli basterebbe rimanere dietro e spingere nei giri finali dello stint per sopravanzarlo. Ora vedremo se proverà il sorpasso oppure giocherà la carta dell'attesa il pilota Ferrari. Dietro intanto guardate F1 Andre, era partito penultimo, è già 11esimo, grande rimonta con gomma media. Con gomma media, uno dei pochi che ha messo gomma media, quindi grande partenza. Sì. Oh, all'interno su Spartacus, e poi riesce a difendersi la posizione di Spartacus, lo aiuta la direzione della curva. Adesso ha DRS, Spartacus non ce lo dovrebbe avere, no, perché è un secondo e mezzo da Jack Seed, quindi sfrutta il DRS già per entrare nella zona punti. Ce la fa. Entrare in zona punti, vediamo se ci prova Spartacus. Questa volta la direzionalità della curva aiuta il pilota Red Bull a tenersi la decima posizione. 9 posizioni già guadagnate, complimenti veramente a F1 Andre, partenza fionda. E sta tornando già su. Biggi davanti è già tornato sotto il secondo. Il traino che... Tanto Boris penalità. Fede non è riuscito a rimanere attaccato ai primi due. E adesso invece ci prova Biggie. Però occhio, perché comunque Top Gun è lì. Top Gun è già rientrato negli scarichi di Jump Ventura. Con questa gomma media, se riesce a tenere il passo di quelli con gomma soft, poi avrà un vantaggio nella seconda parte di gara. A me continua a darmi bandiera gialla nel primo settore nonostante non ci sia nessuno. Sì, comunque vabbè, poco male, è un grossissimo problema, ce ne sono di peggio in questo gioco purtroppo. Fede non Fede box. Non riesce a tenere il passo, mi sembra dei primi, ma non un po' staccato. Biggie invece sta rifacendo sotto, molto bravo, ha passato appena potuto la bandiera gialla. GR7 adesso Juve. GR7 sì. Juve, la bandiera gialla, si è girato, è fermo proprio, sì, si è girato. Alex Fede gomma hard per andare fino in fondo con tranquillità. Dicevo di Fede, no, che adesso 4 decimi con Biggi, anche lui si è rifatto sotto. Sì, anche Biggi. Occhio sotto, alla prossima zona di RS. Occhio alla prossima zona di RS. Ventura seguito da Top Gun mezzo secondo. Biggi leggermente sopra mezzo secondo. Bober alla Cops. Ha perso l'altra Cops. Bandiera gialla ancora. Ancora bandiera gialla. Non sembra che sono passati tutti. Neanche una virtual. Vediamo se... No, a questo punto credo di no. No, infatti. Credo di no. Già tirata fuori. Forse è andato abbondantemente da fuori. GR7 di Juve. Peccato sì. Per Bober, che era in lotta là per la... Per la zona per punti. La in pieno posizione. Zona punti. Sì. Con Piazzino perché adesso in sesta. Un Piazzino che si fa sotto a mano adesso. Un secondo e 8 di distacco da Fede, il pilota Alfa Romeo.
adesso deve fare i conti con il piazzino che è sotto, adesso vuole già passarlo, un po' in difficoltà Manu, forse anche un po' di problemi di connessione, ma non dovrebbe laggare. Comunque non sta laggando dall'onboard di piazzino che sfrutta il DRS. Manu perde decimi su decimi, adesso quasi 2 secondi in ritardo da Fede, che però a sua volta non riesce a stare tanto attaccato a Biggi, un po' a leggera distanza, al limite proprio del secondo, cercare di restarci per avere comunque DRS e rimanere attaccato. Biggi, Top Gun ancora sempre vicini, i primi tre, con Fede lì leggermente staccato. Vediamo la prossima zona di DRS che arriva dopo queste S, parte caratteristica del il tracciato di Silverstone. Nei cambi di direzione, guarda quanto si è avvicinato in questa serie di curve. Ora prende il DRS, ma sicuramente si avvicinerà tantissimo. Usa sorpasso, si fa all'interno. Manu prende l'esterno piazzino. Vediamo. Oh, attenzione! Manu intanto squalificato. Safety car per la squalifica di Alefede. Piazzino, box, Biggy box. Non si è fermato Gian Ventura davanti. Non si è fermato Gian Ventura davanti. Ero già passato Ventura e Top Gun. Biggy all'ultimo, forse anche tagliato un po', adesso da vedere. Non ho visto il sonboard, ma è rientrato all'ultimo ai box. La safety car credo sia proprio per Alex Fede, che si è fermato in uscita dai box. Non so se ha picchiato a muro, non è riuscito a ripartire, probabilmente è rimasto incastrato un po' come come Grosjean. La si sta ancora muovendo comunque. Sì, non lo so, comunque ritirato, cioè squalificato. Si sono fermati tutti, no, Tomowatch non si è fermato, continua. Non si è fermato neanche Nube, che rimane in quinta. Rimane in sì, quinta posizione al momento. Lui, Jump Ventura e mi pare. E Tomowatch. Quelli con gomma. Sì, con la soft non si sono fermati. Vabbè, Jump Ventura perché è passato. Non ce l'ha fatta. Probabilmente si sarebbe fermato, Sì, credo che si sarebbe fermato. E allo stesso modo comunque si sarebbe. Si sarebbe fermato anche Piazzino, magari aspettando un po', però si è rifatto che non ce l'ha fatta. Adesso tutto di Nube e di Tomowatch, tutto ribaltato. Sì, strano, almeno io pensavo che almeno una delle due si potesse fermare, invece Nube ha continuato. Tomowatch, che era un po' più dietro, anche lui non si è fermato. Vedremo poi se questa strategia può pagare, ma non credo. A questo punto, quando si fermeranno, saranno un po' più dietro. Con naturalmente i tre con gomma soft non si sono fermati. Top Gun, Jack Seed e F1 Andre, che è probabilmente in questo momento il migliore in pista. Di fuori delle posizioni che ha guadagnato adesso con la. Con la safety car, sono fermati tutti i box. Ha già guadagnato 9 posizioni nei primissimi giri. Vediamo se si ferma Jump. Sì. Si ferma Jump. Si ferma Jump e occhio qui, penso che perderà tantissimo. Perderà tante posizioni. Cioè, si ferma anche Nube. Decisione particolare questa di Jump. Io credo che a questo punto sarebbe potuto andare anche un pochino più lungo. Tempo Boris crasha di nuovo. Credo che poteva andare un pochino più lungo. Non so voi cosa avreste fatto se fosse stato lui. Avrebbe dovuto rimanere sulla strategia solita, perché comunque non ha senso fermarsi in questo momento, perché significa ritrovarsi in fondo al gruppo. Tra l'altro in mezzo al gruppo abbiamo Rocchi, che è tra Piazzino e Tomowatch, cioè rispettivamente settimi e ottavi. Sì, ma me lo lui invece di tutti anche a me è doppiato. Sì sì, è doppiato, però non penso che lui sappia di essere doppiato. Non lo so. A me lo segna comunque doppiato. Mi dicevi che era tra Piazzino e Tomowatch. Anche me lo segna doppiato. Si è fermata ai box prima. Non so se è veramente doppiato o no. Da capire. Ha abbandonato intanto Bordis. Sì, sì, è crashato di nuovo. No, ancora in Ghost. In 17ª posizione, abbondantemente lontano. Spero per lui riesca a rientrare un po' di problemi di connessione. Per il pilota Renault dovrebbe comunque riuscire ad entrare a rientrare adesso come minimo, dato che l'ho detto non rientrerà più. Jump Ventura in 14ª posizione,
Non so, sì, credo che anch'io la penso come te, Harka, e penso che tutti potevano fare così. Ha provato qualcosa di diverso, Jump, però potrebbe costargli questo, perché Top Gun tanto, si ora, trova davanti. Non siamo in Formula 1, per cui sì, considerando beh, certo, anche il rendimento non alla pari degli altri rispetto a Ventura, sicuramente arrivare in zona punti per lui sarà uno scherzo. Magari in pochi giri riuscirà ad inanellare una serie di sorpassi che lo porterà Luchino, fino a Spartacus. Luchino si è girato sotto safety, sì, straight. È andato a muro, non so se è stato toccato da qualcuno o no, non ho visto penalità. Danni all'ala, quindi rientrerà. Danni all'ala, non so se addirittura andrà per ritirarsi. Sì. Ho l'impressione che si voglia ritirare. Boris nel frattempo riesce a rientrare. Vediamo se si riesce a riaccodare prima della ripartenza. Si farà comunque una è ricrasciato di nuovo, ecco, come non detto. Lasciamo fare. Cosa, secondo Rosberg Ventura, secondo me per Rosberg Ventura sarà difficile salire oltre l'ottava posizione, perché poi cominciano a vedersi i piloti che comunque sono quasi forti quanto lui o forti quanto lui. Sì, per quindi non da, direi da Piazzino in su, includendo anche Don Matteo, perché comunque Per non togliere niente agli altri, naturalmente, dato che ci sono, sì, chiaramente. Comunque la Summer Cup sono più categorie messe insieme, non siamo stati tanto a guardare il livello dei piloti, è un po' come si è detto una competizione per allenamento, l'abbiamo sempre detto. Tanto Manu 5 secondi penalità con contatto con stato Piazzino a prenderlo, Piazzino. Perché Piazzino che è dietro. Infatti, intanto mi non ho strano. Capito cosa ha fatto Luchino, che ha praticamente fatto gli ultimi 100 metri prima di entrare nei box a 10 no, km si è ritirato. Orari, no, si è ritirato ai box probabilmente per evitare di rientrare in pista. A questo punto non lo so se il bot poi rientrerà o no. Sì, rientrerà e si fermerà in curva 1 probabilmente. Adesso vediamo, comunque vediamo se si riparte a questo punto con Manu leggermente staccato da la ruota di Piazzino, non so se Manu ha Piazzino l'ha preso un po' in controtempo e quindi si sono toccati, Piazzino si è distratto, non lo so perché stavo guardando dietro Ventura. Boh, da capire, insomma Manu sicuramente la penalità verrà tolta a questo punto, non so se Piazzino invece gli è stata data o no, da capire, anche perché Piazzino adesso ha l'ala rotta, quindi non so se si rifermerà subito. La safety car si ferma in questo giro, ha già preso un po' di distacco, adesso Top Gun sta a lui dare lo strappo davanti a tutti con Jack Seed e F1 Andri che sono sulla stessa strategia, avvantaggiati un po' da questa safety car, potrebbero andare adesso un po' più lunghi. Vediamo quando dà lo strappo Top Gun, finta di strappo, adesso credo l'abbia dato. Appena si taglia il traguardo si potrà ripartire con bandiera verde e tentare i sorpassi. E si riparte quindi con Top Gun davanti a tutti, seguito da Jack Seed. È ripartito molto bene anche Jack Seed e si fa vedere sugli scarichi proprio del pilota Ferrari. Un po' preso di sorpresa invece F1 Andri che si è staccato un po'. Biggi, Fede, Manu, Piazzino, Toma, Watch, Don Matteo e Spartacus, i primi 10, Gian Ventura in 13ª posizione. Non dovrebbe avere grossissimi problemi a rientrare in zona punti, però come ha detto anche il nostro Arca, poi risalire più su sarà sempre più complicato. Naturalmente non c'è DRS per questa ripartenza, giro 10 di 26. Jack Seed che è partito anche lui con gomma media, infatti non si è fermato, adesso si ritrova. Oh, Piazzino, Piazzino sta scalando diverse posizioni, credo si sia girato, non lo so. Sul primo rettilineo, sì, sì. Mi sa di nuovo? No, l'ala era sempre ruota da prima, non so se si è girato o no, non ne ho la più pallida idea. No, era in piano rettilineo, era fermo in piano rettilineo. Infatti, occhio qui che sono in tre, Gapevi con Jump Ventura, Spartacus, Don Matteo, mamma mia, che linee completamente diverse con Tomowatch, sta facendo un po' da tappo davanti con gomma soft, parecchio da tappo perché ha già perso 5 secondi da Manu. Un board privilegiato di Gapevi davanti, questo trenino tutti attaccatissimi. Occhio adesso, quasi entra in macchina con Ventura. Occhio adesso se Don Matteo che passa a Tomowatch, vediamo se si butta anche Jump Ventura che non ci vuole pensare due volte. E lo passa, forse dietro anche Spartacus ci prova, si affianca.
Staccatone, vediamo se Tomawatch resiste, non si accoda, addirittura anche Gappevi si prova a buttare, sta perdendo un sacco di posizioni, Tomawatch che non si è fermato. In gol! Era inevitabile. Un contatto però del genere, ma sai, tutti vicini. Lui avrei alzato il piede. Sì, ma non aveva credo troppo senso di buttarsi lì. Erano tutti affiancati perché Tomawatch ha fatto completamente da tappo a tutti. Si sono un po' buttati tutti, anche il compagno di squadra con Nube, con Gappevi che si è preso posizione su di lui, Spartacus, Ventura, Don Matteo, quindi ora segna bandiera abbastanza gialla permanente, speriamo, sì, anche a me, perché sennò mamma mia. Top Gun se ne sta andando. Top Gun se ne sta andando, Boris sta facendo entra ed esce a capolino e poi se ne va con Jaxid, che aveva l'opportunità subito per tentare il sorpasso. Andre che però invece si guarda dietro da Biggie che ci prova. Contatto! Biggie che si gira! No, ma qui era anche impossibile provarci. Appunto, quello che ti volevo dire. Non, se sei lì passi perché si è già affiancato. Si è buttato, mi sembra un po' troppo aggressivo e staccata, ma lì non è molto molto difficile passare. Come abbiamo visto prima, anche prima sorpassi si sono avvenuti, ma erano già affiancati i piloti e lì freni leggermente più tardi e passi. Qui Gappevi non aveva, Biggie non aveva neanche mezza macchina affiancata, si è buttato un po' tardi, non aveva anche troppo senso. Sì, perché si è rotto l'ala probabilmente. Non lo so se cambia l'ala o proprio si ritira, perché quindicesimo, tanto non lo so veramente. Mi sono andati via i intervalli. Sì, è saltato tutto anche qui. Giro veloce di Top Gun ancora in questo momento, un 27.8, sono gli unici tempi che riesco a vedere. Jack Seed, F1 Andre. I vicini dovrebbero essere Mau, Fede. Che ora difficoltà. Oh, finalmente. No, per la bandiera. Sì, no, grazie a Dio, perché sennò qui non oso pensare al lavoro che avremmo dovuto fare ridando 5 secondi a tutti per ogni sorpasso. No, intanto i tempi piano piano mi stanno riapparendo, solo di piazzino e GR7 però. Sì, perché sono passati dal traguardo da poco, per cui ora sta arrivando Top Gun, magari dovrebbe ridarli tutti, speriamo. Di averli tutti. Si stava risettando con il fatto della bandiera gialla che è andata via finalmente. Jump Ventura, Andre, Fede, Manu, ecco, per fortuna. Arrivano tutti, arriva anche Jump Ventura che fa giro veloce, 1.27.651, si trova già in settima posizione. Collezione di penalità. Shumi che si trova 3. Tredicesimo e ai box. Non so se ha rotto l'ala o c'è un contatto. La parte più interessante probabilmente è vedere Jump Ventura dove riuscirà ad arrivare. Tredicesimo giro di 26, praticamente a metà gara. No. Pensavo peggio. Perché comunque ha 5 secondi da Manu, insomma, sì. Non è lontanissimo, considerando che Andre Jaxid e Top Gun si devono fermare virtualmente quarto. Però deve fare la giri da qualifica per recuperare il distacco da Biggie. Quello sì, l'ha aiutato un po'. Tanto c'è comunque Don Matteo dietro, che rimane sempre lì. L'ha aiutato un po' il tappo che ha fatto Tomawatch, che ha ripompatato tutti, e allora lui un po' più furbamente, più prepotentemente. Fede su Andre, sul compagno, vediamo, sì, questo è un classico di scuderia. Fede lo lascia andare, sì, altra strategia. E Andre si allarga troppo, penalità per lui. 3 secondi. Si dicevo con Jump che un po' più prepotentemente è riuscito a prendersi poi le posizioni sugli altri piloti che stavano sorpassando Tomawatch, che andava pianissimo. Non sta guadagnando lì. Nonostante Biggie sia fuori dal DRS di mano, quindi anche lui è nelle stesse condizioni. Sì, 1-1 il distacco di Biggie da Manu, 3-7 adesso con il Jump Venture, probabilmente sta utilizzando tanto adesso le gomme medie. Vediamo, poi si dovranno fermare come detto i primi tre.
con Top Gun, 2-8 il vantaggio su Jack Seed. Non so voi se sapete di preciso quanto ci vuole per fare pit stop e riuscire, cioè per attraversare tutta la pit lane. È una pit lane abbastanza lunga e con limiti a 60 km orari, quindi io penso un 25-30 secondi ci possono volere, sosta compresa. Giampaventura si trova a 9 secondi da Top Gun. Quindi sì, prima ho erroneamente detto che questa safety car ha aiutato quelli con la gomma media, che erano partiti con gomma media, ma no, ha aiutato quelli con la soft invece. Ha aiutato quelli che sono partiti con la soft. Fine del loro stint in teoria. Biggie, safety car, adesso si devono fermare, quelli con gomma soft. Medie, perché quelli con gomma media si fermano e mettono la soft. Sì, box per Top Gun. Box per no, ma si fermano tutti. Manu, Ventura, Don Matteo, Nube esaltato che si è ritirato sull'Hangar Straight. Vediamo se Boris riesce ad arrivarci. Anche Gigi nel mezzo lì sull'Hangar Straight. Ripartono. Però si sono. Allora, occhio perché sono fermati tutti. Tutti praticamente, tranne Gapevi che invece ha continuato, però avrà gomma media usurata. Dovrebbe trovarsi davanti, adesso mi si sta riassestando un po' la griglia con i piloti che stanno uscendo dai box. Gapevi davanti a tutti. Per un attimo ho visto una Ferrari contro mano, penso fosse Rocky, infatti lo rifà di nuovo. È Rocky mi sa che è Rocky. Che sta laggando. Contro mano ai box. Se gli potete scrivere... che se esce dalla sessione a questo punto, perché non ha senso. Faccio. Se ne potete scrivere. Infatti, cioè, doppiato, triplato, quello che ti pare, non è minimamente in gara. Assolutamente sta buggando un po' tutto. Gapevi quindi non si è fermato, però adesso ripartirà, farà forse anche un pochino da tappo, perché dietro sono tutti con gomma soft nuova. Top Gun, Jack Seed, Fede, Jump Ventura in quinta posizione. È stato anche un po' aiutato probabilmente perché comunque le due Red Bull si sono fermate insieme, quindi F1 Andrea era dietro, ha perso un po' di tempo fermandosi, aspettando il compagno di squadra, quindi Giampaventura si è preso la posizione anche su Manu. Poi Boris, ma credo sia ancora in Ghost, non so se ha ripreso, no, non mi segna più Ghost Boris, quindi dovrebbe esserci finalmente in gara, ma anche lui non si è fermato, gomma media di 7 giri come Gapevi davanti al gruppone. Con Don Matteo, Spartacus si è fermato, Shumi si è fermato un giro fa, ma ha tante penalità. Tomovo ci si è fermato a montare gomma gialla. Piazzino 13esimo, GR7 che sta riuscendo in questo momento dai box in 14esima posizione. Poi il resto sono tutti tutti ritirati tranne Rocky. Non so se gli avete scritto a sì, Rocky? Sì, sto scrivendo. Sì. Ah, okay. Sì. Può anche scrivere in privato, non so se sia online su Telegram, se no sul... Vabbè, vai sul nome del pilota, lo selezioni e gli dai invia messaggio. Perché in questo momento si trova in mezzo al gruppone. Si ferma nel frattempo Boris, infatti mancava lui alla lista, si ferma. Andrà in fondo, 5 secondi di penalità, 5 anche per Shumi. Shumi fa collezione. Poi gli chiedo se ce l'ha da scambiare qualcosa. In questo momento ha più secondi di penalità che cavalli nel motore, perché tanti doppioni, esatto. La barra delle penalità, Shumi, ultimamente. Gapevi rimane sulla sua idea, rimane davanti, non si vuole fermare, anche perché se no avrebbe fatto, credo, più intelligentemente prima. Ma non durerà molto, secondo me. Davanti farà un po' da tappo a tutti, credo, adesso. Soprattutto nella ripartenza, vediamo detto, un po'. No, assolutamente, assolutamente no. Però insomma, assolutamente giocare a grandi linee, al a grandi linee. Insomma, se rimaniamo su quello che vediamo, una soft nuova sicuramente è molto più prestazionale, molto più veloce di una media di 8 giri. Poi sappiamo che comunque è il videogioco di Formula 1, quindi potrebbe succedere anche il contrario, che magari la media da 8 giri è più veloce della soft nuova. Quello non lo sapremo probabilmente mai. Però curioso adesso vedere poi nella ripartenza. Aspettiamo che rientri la safety car. Si deve accodare GR7. È un po' distanziato. Anche Boris sta rientrando. 12esimo. Soft da 6 giri di Boris. Quindi non aveva una soft nuova per da montare. Ma probabilmente gomme nuove.
Schumi invece gomma nuova. Boris che è arrivato lunghissimo nel frattempo, ha passato sia Tomowoc che Piazzino. E adesso si riprende la... ridà le posizioni, si riprende la dodicesima. Vediamo se si riparte. No, non credo. A me non mi è apparso il safety car rientra questo giro. Ah, invece si riparte adesso. È arrivata adesso la comunicazione. Quindi occhio che avevi davanti a tutti con gomma soft, con gomma media usata. E dietro invece tutti con gomma soft. Boris che rientra di nuovo ai box. E adesso aspettiamo lo strappo allora di Gapevi che arriva, ma si porta dietro tutto il gruppone, tutti i piloti con gomma soft nuova. Top Gun che ha già Gapevi addirittura si fa da parte. Gapevi che addirittura si fa da parte, fa passare tutti proprio per non dare fastidio. Beh, tanto valeva rientrare ai box a quel punto, scusa. Sì, infatti, quindi vabbè, cioè, a questo senza punto senso sta cosa. Sì, beh, ha fatto diciamo la scelta, cioè la scelta diceva che non ha senso, vabbè, ormai poi vabbè, non importa. Però. Molto in difficoltà Schumi purtroppo. No, dicevo, a questo punto, ok, bella la scena, il fatto che comunque si è fatto da parte perché non sapeva di non poter lottare, non è una gara ufficiale, ok, però sai, se vuoi comunque lottare un minimo potevi fermarti ai box, perdevi qualcosina magari se avevi se perdevi un po', tanto Andre è un bordo con lui, taglia la S in mezzo alle Beckets e si prende 3 secondi di penalità, però attaccatissimo agli scarichi di Ventura, però dicevo insomma poteva restare in lotta con gli altri. Adesso è incalzato da Piazzino che si trova in decima posizione, un problema, si è trovato dietro, peccato per lui. Però molto interessante adesso la lotta per la vittoria, ma anche e soprattutto per il campionato, perché Top Gun davanti a tutti accorcerà le distanze, forse si troverà davanti, che da questo punto si troverebbe davanti, con Fede in terza posizione, Jump in quarta, quindi occhio questi ultimi giri molto 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 interessanti, perché potrebbe adesso ribaltarsi da un momento all'altro la classifica. Il leader del campionato in quarta posizione dietro al secondo in classifica e al terzo, che se però si trova davanti anche a Jack Seed con un gran passo di Top Gun che sta già dando oltre un secondo a proprio Jack Seed. Vediamo, nel frattempo Piazzino riesce a passare Gapevi, ancora bandiera gialla, ma se ne andrà probabilmente fra qualche giro, si è fatto come prima. Interessante adesso vedere se Fede riuscirà a passare Jack Seed sopra il secondo, sempre Jack Seed rispetto al leader della gara. Dovrebbe, perché intanto seconda posizione, quindi 18 punti d'oro piuttosto che i 15 della terza, e poi provare ad attaccare Top Gun a parità di gomma sarebbe davvero una grande cosa, sperando che Ventura invece abbia vita più difficile. Beh, ci aspetta a questo punto una classifica cortissima fra i primi tre, veramente pochissimi punti, meno di 9 a questo punto tra di quelli che ci sono ora, e un finale di Summer Cup molto 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 interessante da non perdere assolutamente lunedì prossimo in Brasile, tracciato dove conta molto la qualifica. Non è facile assolutamente passare, bloccaggio ancora di Ventura che sta dietro a Fede. Fede ha perso un po', però Fede ha perso un po' da Jack Seed. Ha comunque DRS, ma lo hanno anche tutti quelli dietro, quindi Andre non riesce. Ventura, largo Ventura, un problema, non so se è andato davvero tanto vicino a Fede e ha dovuto scartare o ha perso l'auto, era on board con Andre, non sono riuscito a capire. Sta di fatto che questo piccolo errorino gli costa adesso la posizione su Andre, che naturalmente farà di tutto adesso per non farsi ripassare, tenendo conto che davanti c'è Fede, compagno di squadra che in lotta per il titolo proprio contro Jump Ventura. Top Gun piano piano va
due secondi adesso il vantaggio su Jack Seed, non riescono a tenere il suo passo, grande passo di Top Gun durante tutta questa gara. Alla fine partire con gomma media gli ha portato bene. Ottima strategia, forse anche un pochino di fortuna con le safety car, fermarsi nel momento giusto, uscita a safety car nel momento giusto in cui probabilmente Top Gun si sarebbe fermato comunque. Questo l'ha aiutato perché anche tutti quelli dietro si sono rifermati. È riuscito praticamente davanti, non contando Capevi, che poi si è fatto subito da parte. Si trova in decima posizione, è passato da Piazzino. Vediamo se comunque riuscirà a portare a casa un punto. Anche Manu, che comunque è sempre lì con il bot di Rocky nel mezzo, sempre nel lì nel mezzo, che non so perché non ha abbandonato la sessione, si è ritirato probabilmente senza abbandonare la sessione, ma non so se si è ritirato, perché io comunque vedo che è in ghost da inizio, quindi non si capisce. Scrivere gli è scritto, quindi sì, è scritto. Non lo so, speriamo che non ci bagghi tutta la classifica a fine gara, che sennò sarebbe un grosso problema. Andrò da Rocky personalmente a chiedergli i danni. Andre vicino a Fede, ma non so quanta voglia ci sia di passare, più che voglia, in base alla scuderia, con Fede, come detto, che sta lottando per il titolo. E, anzi, Fede si sta riavvicinando a un Jack Seed, Ventura, che vede scappare. Dentro. Contatto anche con Andre, prende i 3 secondi di penalità Ventura, però passa. E lo passa. Io vi chiedo di, dato che Capelli prende 3 secondi, se potete andare a farmi o Long o Arca un giro di penalità, perché ne abbiamo viste tante di penalità. Nel frattempo Boris ritiro alla Cops, anche lui, gara travagliata per Boris. Vediamo se uscirà una safety car o no. No, se è come prima, no, alla fine non decide, allora, di partire. Top Gun pulito. Che gara. Jack Seed, una penalità e un avviso. Fede, 2 avvisi. Ventura, una penalità presa poco fa. Andre, 4 penalità. Manu, una penalità da 5 secondi scontata ai box, quindi pulito adesso. Don Matteo, 2 penalità da 5, una scontata più una da 3, quindi sono 8. Spartacus, 3 penalità, anzi 4 da 3. Piazzino, 1 da 5, scontata anche per lui. E infine GR7, 2 penalità da 3. Quindi davanti con penalità Ventura con 3, Ventura poi con 1 da 3, sì, da 3, Andre, sì, che ne ha davvero tante. Top Gun invece pulito, Jack Seed 1. Ok, Fede, quindi sì, occhio a Fede naturalmente. Andre ormai a questo punto, più che restare lì per lottare per i punti, cioè per una posizione sul podio, era per dar quasi più fastidio a Jump Ventura, per mettere comunque un auto di mezzo, cosa che però non è riuscita. Nel tempo Rocky riesce ad abbandonare la sessione al 22esimo giro, con Jump Ventura che però è riuscito poi a passarlo, e adesso ritorna sotto. Comunque Fede, nonostante il DRS, non riesce ad avvicinarsi a Jack Seed, rimane sempre sul mezzo secondo, 7 decimi, e non riesce a passarlo. Dietro Piazzino su Spartacus. Piazzino, gara che si era messo bene all'inizio, poi un po' di problemi. Shumi che credo si sia, non so se si è girato, si sia girato, è passato Capelli fuori dalla zona punti. Vediamo se riuscirà Piazzino adesso a avvicinarsi a Don Matteo. 2 secondi e mezzo, giro 22 di 26. Bandiera gialla ancora nel secondo settore di piloti in fondo al gruppo. Adesso curioso di vedere, come detto, Fede se riuscirà a rifarsi sotto a Jack Seed, nonostante il DRS, però nonostante non abbia il DRS, Jack Seed ha un'ottima velocità di punta. Occhio a Ventura che invece si è fatto molto molto sotto. Buonasera intanto ragazzi, saluto chi è in chat che ci sta guardando. Sempre lì mezzo secondo adesso, con Andre dietro. Vediamo se ce la farà, ci dovrà provare. Ventura nel mezzo, quindi si deve
Walter negli specchietti, ma deve anche attaccare Fede perché ha 3 secondi di penalità e quindi dovrebbe guadagnarli in pochi giri. Fede ha davanti a sé Jack Seed, il che non è proprio il massimo, anche se Jack Seed con penalità. Fede ormai ha lasciato perdere la prima posizione, gara che probabilmente andrà a Top Gun pulito e con un pasto decisamente superiore questa sera. È decisamente super grande, grande gara di Top Gun. 4 secondi nel suo vantaggio su Jack Seed. Con Ventura, sì, che mette un po' di pressione a Fede, magari sperando che la pressione lo faccia un po' sbagliare per dargli anche una penalità che potrebbe riportare in pari la situazione. E quindi lotta in pista. E grazie anche a Gabriolo 3 oh, per il Don follow. Matteo, Don Matteo, Don Matteo. A 3 giri dalla fine, questa è nuova. Questa è nuova. Quanto durerà? Pochissimo. Don Matteo comunque si è girato alle Beckett, sì, anche lui. È andato a muro, già tolta l'auto. A questo punto proprio attiva DRS. No, no. La fa durare 2 giri, faranno ultimo giro sprint, forse fanno un giro, 2 giri al massimo sotto, cioè senza safety car. No, 2 giri non ha molto senso, due però giri è impossibile. No, giri significa che rientra questo giro. Se vuole aspettare che si raggruppi tutto, la vedo molto complicata a questo punto. Ci stava di più una virtual in questo caso. Shumi Box, 5 secondi di penalità. Non so. Rocky ci ha detto che, cioè, mi ha scritto adesso che aveva spento la play tempo fa. E quindi non era lui che stava correndo. No, doveva ritirarsi. Tornare al bello, però 6 minuti di ritardo. Non importa, dai, alla fine poco, non ha creato grossi danni. Non è un grosso. No, il fatto è che si è proprio ritirato in pista, cioè in curva 1 si è girato, si è schiantato. Poco male. Safety car 24 di 26. E ai box in fondo Rocky, Gabriele e Shumi. Sì, che comunque sì, vabbè, Rocky non lo contiamo più. Shumi e Gapevi ma abbondantemente lontano. Tomawatch in pieno rettilineo, strano perché era lì top 10, poteva lottare per i punti. Si è distratto, è andato a muro, non lo so, adesso voglio vedere l'onboard di Shumi se si riesce a capire che prende le penalità, prende 3 secondi. Ah, proprio ecco, in pieno rettilineo, completamente distrutto la parte anteriore dell'auto. Si è distratto, safety car in questo giro. Safety car in questo giro. Bob voleva la Codemaster, vuole a tutti i costi far perdere la gara a Top Gun, credo, a questo punto. Adesso tutti compatti. Adesso vabbè, è stata inutile. Ci stiamo anche un po' divertendo perché comunque l'hanno fatta dello stesso colore della Renault, perché è gialla ora. Sì, ma nel gioco scorso aveva perlomeno un altro colore. Sì, in realtà è Boris che ha preso il controllo della safety car. Della safety car. Si riparte allora Top Gun davanti a tutti con Jack Seed subito dietro. Manu 3 secondi di penalità. Da Bernd-Mailänder Fede. A Boris è breve il passo. Da Bernd-Mailänder a Boris è breve il passo. Beh, certo. Boris-Mailänder. ha preso il controllo della safety car. Più o meno. Ci stiamo anche un po' naturalmente divertendo, è una gara comunque di allenamento per i piloti, la prendiamo un pochino così anche un po' sul ridere, poi tutti concentrati per l'invio della stagione con Jack Seed adesso sotto a Top Gun. Prometto che Jack Seed ha diverse penalità. Long, adesso non mi ricordo quante ne... Jack Seed mi pare che ne abbia una. Top Gun e Fede invece sono gli unici puliti. Manu forse anche lui è pulito. Andre ne ha diverse. Ventura rischia. Ventura che ne ha 3 rischia. Forse rischia di perdere... Adesso vediamo un Ventura po'. Ventura rischia addirittura di finire in fondo alla zona punti, di arrivare no, tipo no. No, no, così tanto no, perché Jack Seed altri 3 secondi. Jack Seed altri 3 secondi adesso. No, credo che Jump Ventura sarà il primo dei penalizzati, tra virgolette, di quelli che hanno avuto una penalità. Secondo me sarà un nuovo podio, tutti e 3, Top Gun, Fede e Ventura. Sì, ma credo anch'io. Penso anch'io, no, credo che a questo punto sì, perché se Ventura è quello con penalità dei primi 3 del campionato, togliamo Jack Seed che ne ha già preso un'altra.
rimarrà dietro, quindi arriverà terzo. Top Gun che fa giro veloce 1:24.1, si prende anche il punto del giro veloce, punto importante perché con la classifica 1:26.1. 24 la qualifica. Sì, scusate. Un punto importante. Sembrava aver sbagliato per la ferrata, è stato veramente vicinissimo a Fede. Mi hai fatto prendere un colpo. Mi hai fatto prendere un colpo. Ed era praticamente già in macchina con ci siamo un po' abituati ai suoi. No, perché stavo guardando Top Gun davanti, scendo di penalità. Giampo Ventura si fa un po' questi bloccaggi alla Hamilton che non consuma. Lo fanno bene alle gomme. Lo fa, sì, lo so, però lo fa lo stesso. Cioè, nel senso. Immagino che poi ci abbia anche lo stesso livello di ansia poi in macchina quando dice cazzo, ho bloccato di nuovo. Sì, beh, certo. Poi soprattutto quando abbiamo visto anche durante la qualifica farne anche due o tre di fila nelle stesse in seguito in curva. Nel frattempo, tra le chiacchiere, è iniziato l'ultimo giro. Andre alla Cops, e questo. Altra vittima di questa curva maledetta. Questa curva. Ha fatto quindi tante vittime questo fine settimana. Ha tante vittime. Ora non credo esca una safety car a questo punto perché non avrebbe praticamente senso. Occhio Ventura su Fede, però anche se tenta il sorpasso gli arriverà davanti, ma questo non prende la penalità largo. No, si buttano, si fa vedere. Arriva Top Gun, allora nell'ultima curva va a vincere meritatamente il Gran Premio di Silverstone col giro veloce, Jack Seed, quindi Fede e Giampo Ventura, come hai detto giustamente anche te, Long. Manu per due decimi, primi tre. Non prende per un decimo e mezzo, quarta sì. Posizione, buona la sua gara comunque. Buona la sua gara, con Jack Seed, quindi in quarta posizione Manu, Piazzino sesto, Spartacus settimo, ottavo GR7. Lotta Shumi per la nonna tra Shumi e Gapevi, attenzione perché Shumi ha 8 penalità, attenzione adesso no perché probabilmente era già stato doppiato, quindi Shumi nono e Gapevi decimo. Che gara, che bella gara comunque. Pilota del giorno Gapevi, sì, mi sembra sensata come cosa. Sì, beh, anche questo non ha aggiustato. Ha fatto passare, è stato premiato. Sì, non ha aggiustato molto bene, quindi. Sì, assolutamente. Sì, assolutamente. Bravissimo Gapevi. Bravissimo, che sì, assolutamente. Premio fair play per Gapevi, assolutamente, senza ombra di dubbio. Grande gara, quindi Top Gun, che accorcia ancora di più la classifica con questa vittoria e col giro veloce. Fede e Giampo Ventura, Jack Seed, Manu, Piazzino, Spartacus, GR7, Juve, Shumi, Gapevi, poi F1 Under, Toma Watch, e i ritirati Don Matteo, Rocky Boris, Nube, Biggi, Luchino, Alex Fede e Bober. Io direi quindi a questo punto ci possiamo salutare, ci vediamo settimana prossima con il Gran Premio di Brasile per l'ultima tappa della Summer Cup. Si deciderà tutto, la classifica ancora più corta, più imprevedibile. Grazie Long, grazie Arca. A te. E noi allora ci sentiamo settimana prossima. Buonanotte.